Allora, per ricordare Dossetti, per ricordare Giuseppe Dossetti, ci colleghiamo con L'ho Reggio visto. Emilia, lo ha visto, no? Perché è collegato con noi il nipote, che porta il suo stesso nome, no? Don Giuseppe Dossetti, parroco della chiesa di San Pellegrino, appunto nel capoluogo, emiliano, a Reggio Emilia. Grazie per essere con noi. Buonasera. Allora, Don Giuseppe, Buonasera, buonasera. dello stretto legame, no, tra Resistenza e Costituzione, era fortemente convinto suo zio. C'è del resto un discorso in Parlamento, siamo nel marzo del 1947, in cui ripercorre un episodio ed un giuramento. Ci ricorda quel passaggio? E certamente era la Pasqua del 45, quindi gli ultimi giorni della guerra, e ci fu una battaglia tra le forze partigiane e i tedeschi e i fascisti, e in questa battaglia, negli ultimi proprio istanti, venne colpito a morte il vicecomandante di brigata, che era un cattolico, Elio, e fu appunto Giuseppe Dossetti che si incaricò di parlargli, di dirgli appunto che la morte ormai stava sopravvenendo e che questo sacrificio non doveva essere inutile e che quindi offrisse la sua vita per il bene dell'Italia, insomma, ecco, di questa patria che lui aveva servito. E commosso dall'assenso pronto, ecco, di questo suo compagno, appunto disse: giurammo a quell'epoca, in quel momento, di essere fedeli agli ideali che ci avevano mossi a compiere questa scelta, la scelta della resistenza. Ecco, io penso che a monte della Costituzione ci sia, e di questa necessità di una unione, di un tentativo, di uno sforzo di trovare un accordo per tutte le forze rappresentate nel paese, ci sia stata questa esperienza. Ecco, c'è il sentire questa grande responsabilità verso i morti. Facciamo un passo indietro, perché io le vorrei chiedere, Don Giuseppe, questo. Le vorrei chiedere come risolse suo zio il dilemma etico, no? Tra il rifiuto della violenza e la necessità di aderire alla guerra di liberazione. Cosa, insomma, lo convinse ad entrare nella lotta partigiana? Guardate, in quei momenti non è che ci fosse molto tempo per riflettere. Ecco, diciamo che era un pochettino la situazione che portava a fare delle scelte, e senza ragionarci, senza fare troppe teorie. Ecco. Mio zio entrò quasi per caso, ecco, perché nel piccolo paese dove era nato e dove era sfollato, Cavriago, vicino a Reggio, c'era un'attività di supporto alle famiglie dei prigionieri. Ecco, così entrò in contatto con l'altra parte, con i partigiani comunisti, con la resistenza comunista, e pian piano, ecco, si coagulò attorno a lui, si coagularono attorno a lui anche queste realtà cattoliche, dell'azione cattolica soprattutto. E poi ci fu l'8 settembre, e poi ci fu l'arresto in massa del Comitato di Liberazione Nazionale della provincia, e lui divenne quasi casualmente il presidente del CLN di Reggio Emilia. Senta, scelse il Ecco, nome di quindi battaglia è anche la sua Benigno. scelta. Scelse il nome di battaglia Benigno. Benigno. Lei ci sa dire perché? Non saprei dirvelo. Non Senta, saprei dirvelo. Don Giuseppe, no? Lei ha detto quasi casualmente divenne presidente provinciale del Comitato Nazionale di Liberazione, no? Sappiamo che, Sì. insomma, in quella zona a dominare Sì. nelle brigate erano i comunisti. Allora, che cosa ha determinato quell'attribuzione di stima, di fiducia? Ma certamente, diciamo, la sua figura, la sua cultura e la lucidità del suo pensiero fecero molta impressione a queste persone con le quali lui sapeva entrare in relazione. Nell'88 riceve la cittadinanza onoraria di Cavriago, e in quella sede dice, ricorda, che
che i suoi compagni di scuola, perché lui aveva fatto le scuole elementari a Cavriago, mentre lui studiava all'università, facevano un altro tipo di università nelle galere del fascismo. E ha sempre avuto un grande rispetto, ecco, per la dedizione a un ideale di queste persone, la capacità di pagare prezzi altissimi. E il suo atteggiamento verso, appunto, verso il comunismo italiano, fu di un confronto competitivo. Cioè, diceva, ma ecco, avessimo noi la stessa dedizione, la stessa capacità di sacrificio che ha questa gente, da cui peraltro, ecco, tante cose ci separano, non possiamo essere d'accordo su tantissime cose. Ecco, però rispettava moltissimo la motivazione e l'altruismo di queste persone. C'era anche un legame stretto con un altro grande personaggio della storia cattolica, Giorgio La Pira, no? Giorgio La Pira, Dossetti, Lazzati, ecco, sono tutte persone che nascono dalla resistenza e poi trasferiscono la loro forza, la loro creatività anche, no? Nella ricostruzione del paese. Ecco, forse bisognerebbe ricordarli un po' di più. Sì, questo risale certamente al periodo milanese. Ecco, lui, laureato in giurisprudenza a Bologna, diventa assistente di diritto romano, poi di diritto ecclesiastico a Milano, e in quella sede conosce La Pira, conosce Fanfani, conosce Lazzati e tanti altri, Sofia Vanerovighi, e nasce lì, già lì, ecco, l'idea di una ricostruzione dell'Italia, ecco perché nella loro lucidità loro capivano che l'avventura fascista sarebbe terminata, e quindi incominciarono già allora a ragionare sul nuovo Stato, e come si diceva prima, ecco, questa visione personalistica divenne fondamentale, divenne proprio la base del loro ragionare. Ricordo appunto tutti i discorsi di La Pira su questo punto, ecco, che interpreta la Costituzione come la persona nella famiglia, nella comunità, nel locale, nel lavoro, nello Stato. Ecco, però, la dimensione poi dopo, personalistica fondamentale. Me lo lasci dire, Don Giuseppe, suo zio, poi a un certo punto alzò bandiera bianca, questa sua grande voglia di ricostruire il paese sulla base di quei principi non passò. Diciamo che l'Italia che venne ricostruita fu quella di De Gasperi, senza nessuna battuta polemica in questa affermazione. Ecco, la dialettica tra Dossetti e De Gasperi è ormai un punto fondamentale della storia del movimento cattolico. Erano due persone che si rispettavano molto, ecco. E però ci furono, ecco, la Costituzione fu veramente uno spartiacque, cioè la Costituzione segnò un passaggio che anche le debolezze sicuramente, ecco, che ci furono dopo non poterono portare indietro l'orologio, ecco, cioè la Costituzione divenne davvero un fatto definitivo. E mio zio rinunciò, sì, rinunciò. Ecco, ma ci fu non poi la perché... scelta di lasciar tutto in questa rinuncia. Don Giuseppe nel 58 poi fu ancora più radicale, dopo tutti gli incarichi anche in politica, suo zio decise di dedicarsi solo al sacerdozio. Che cosa l'ha portato a quella scelta profonda? Ripeto, lui si considerò sempre una persona prestata alla politica. La sua l'idea di se stesso era fondamentalmente quella di un educatore, ecco. Anche questo, e già nel 48 lui voleva dare dimissioni, fu costretto a ripresentarsi perché gli arrivò un biglietto da parte di Pio XII, ecco, questa è la ragione per cui si ripresentò, ecco, ma nelle 52 lui diede le dimissioni da deputato
e fondò questo centro di, a Bologna, questo centro culturale che esiste ancora, il centro di documentazione, proprio perché lui diceva la politica italiana, soprattutto i cattolici nella politica italiana, scontano un deficit di cultura. Allora lavoriamo sulla cultura. Poi a un certo punto si accorse che la cultura non era sufficiente, c'era bisogno di una riforma spirituale. E allora qui la sua scelta. Grazie Don Giuseppe. C'è un'altra, grazie davvero a Don Giuseppe per la sua testimonianza.